Un'iniziativa in linea con le politiche plastic free portate avanti dalla Regione Puglia, quella promossa dal centro commerciale di Viale Pasteur a Bari, dove è stato inaugurato un nuovo ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in plastica e lattine in acciaio destinate al riciclo. Noi cerchiamo di sensibilizzare i cittadini a fare la corretta raccolta differenziata, ma ancor di più a scegliere quei prodotti che hanno meno imballaggi. Su questo ci vuole la sensibilità dei consumi dei singoli cittadini, differenziare ma ancor di più produrre meno rifiuti. In questa maniera, come dire, si alleggerirebbe tutta la catena del ciclo dei rifiuti della nostra città. Le spiagge insomma, delle nostre coste qui in Puglia vengono spesso deturpate da molti rifiuti, tra questi molti sono in plastica. Sì, possiamo dire che la marine litter, cioè i rifiuti in mare, la beach litter, i rifiuti sulle spiagge sono la più grave emergenza ambientale dopo i cambiamenti climatici. In Puglia, dai monitoraggi fatti dai volontari di Lega Ambiente, abbiamo trovato 516 rifiuti, oggetti ogni 100 metri lineari di spiaggia, che quest'anno salgono a 655. Il 90% di questi rifiuti è costituito da plastica e purtroppo questo è un dato in negativo, perché ricordiamo che la plastica a contatto con gli agenti atmosferici si trasforma in microplastica e quindi questa microplastica fa un danno alla fauna marina e soprattutto entra nella catena alimentare e uccide molte tartarughe. A mare invece, lungo le coste pugliesi, secondo i dati dell'ARPA, sono anche elevate le densità di microplastiche a mare. Pensiamo a Cagnano Varano, dove abbiamo addirittura 19 particelle per metro cubo, e quindi questa iniziativa è un'iniziativa che ovviamente non può che sostenere la Lega Ambiente, perché va nell'ottica della riduzione, della prevenzione della plastica.